Alcuni di voi mi conoscono già e quindi sanno che, pur essendo la mia specialità prevalente, diciamo così, quella della psichiatra, di fatto io in effetti sono a tutti gli effetti un medico integrato da sempre, cioè direi per DNA probabilmente. Sono sempre stata una eclettica, una curiosa e quindi amando effettivamente la medicina come l'ho amata da sempre, fin proprio dall'inizio ero estremamente curiosa, avevo voglia di capire come eravamo fatti, non soltanto qua ma in generale, e avevo la netta percezione che fossimo fatti come un tutt'uno, probabilmente perché ho avuto dei lunghi trascorsi di danzatrice prima di occuparmi di medicina, avevo avuto l'idea anche di occuparmi di danza, di teatro, eccetera, per cui con il corpo ho sempre avuto un rapporto diretto in prima persona e quindi anche da studentessa di medicina ho sempre avuto insomma il sospetto che le cose non fossero proprio così separate, così settoriali come mi venivano presentate. Le singole cliniche che ho studiato nel mio iter convenzionale sono state dal mio punto di vista un ottimo studio. Ritengo che la medicina convenzionale abbia dei contenuti assolutamente utili e sensati per tanti versi, ma che da sola sia un po' cieca. Così come anche molte delle medicine alternative o complementari che poi sono andata a studiare per conto mio hanno i loro pro e i loro contro. E quindi nel mio percorso non ho mai pensato alla contrapposizione in cui invece io mi trovavo studentessa specializzanda una decina d'anni fa, una quindicina d'anni fa, contrapposizione tra medicina convenzionale e non convenzionale, tra medicina cosiddetta allopatica, omeopatica, medicina alternativa, medicina complementare. Non ho mai pensato che questo avesse senso, non l'ho mai applicato nella mia pratica, né per me né per chi era intorno a me, né tantomeno per i miei pazienti. Ho sempre pensato che ci dovesse essere un'integrazione e adesso, negli ultimi anni, questa parola medicina integrata arriva finalmente alla ribalta e anche in ambito accademico. Tant'è che quest'anno, lo vedete lì tra i vari titoli, è partito anche un corso di perfezionamento all'Università di Pavia per coordinatori di medicina integrata. Quindi medici, soggetti medici, riconosciuti in ambito accademico, che però diventano dei soggetti in grado di coordinare degli interventi integrati, che mescolano quella che è la medicina occidentale convenzionale con una serie di altre cose. Allora, la medicina integrata si pone come un nuovo paradigma. Bella, eh? Questa è, ha tanti significati, nel senso che rimanda anche a qualcosa di molto arcaico dentro di noi, è un archetipo molto forte, no? Quello dell'appartenenza a una tribù, quello di un rituale, quello del cerchio. Il cerchio è una forma che non ha spigoli, no? Il cerchio magico, il cerchio della guarigione, e soprattutto è una forma che non ha nessun tipo di asperità. È qualcosa che ha a che fare con il flusso, con il far fluire, con il mettere insieme e condividere. Ecco, questo è il nuovo paradigma. Spiega più la foto di tutto il resto, come sempre noi siamo esseri dominati più dal subconscio e dall'inconscio che dal conscio, il subconscio e l'inconscio vanno a braccetto con le immagini. Quindi penso che tutti voi vi ricorderete questa immagine qua, avete già capito, eh? Un continuum tra il corpo, la mente, l'anima, lo spirito. Quindi da un certo punto di vista una nuova medicina, anche se appunto nuova non è, ma nuova nel modo di porsi, per nuovi medici e per nuovi pazienti, i quali appunto sono chiamati a imparare delle cose possibilmente per essere liberi di scegliere in qualsiasi momento della loro salute e quindi magari anche appunto evitare di diventare pazienti e magari essere dei buoni amministratori del loro corpo, della loro mente, del loro equilibrio, prima che sviluppare una malattia per accorgersene. Il paziente, la persona, a me piace dire in realtà, però teniamo pure questa definizione che è quella dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è molto più della sua malattia. Cioè questa medicina si avvicina al paziente come un mondo, come qualcuno che per quanto riconducibile a degli standard, tuttavia ha dentro di sé una conoscenza, un sapere che è più di quello del medico.
e ha una intelligenza rispetto a quello che è il suo disturbo, a quella che è la sua malattia, che è più grande di quella che qualsiasi medicina possa avere, perché è la sua, è l'espressione della sua personale situazione interiore. La cosa interessante, adesso vi porto qualche dato, perché credo sia veramente importante, perché non c'è tanta chiarezza su questo, non c'è tanta conoscenza su questo. Allora, l'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 1986, quindi non stiamo parlando di due giorni fa, ha parlato di medicina centrata sulla persona e non solo sulle evidenze, cioè non soltanto una medicina che parte dal dato oggettivo del laboratorio, ma anche una medicina che si centra sulla persona che ha di fronte. E ha espresso in questa carta di Ottawa tutta una serie di linee guida per i medici che riguardano il benessere, cioè come il medico, come le organizzazioni sanitarie dovrebbero preoccuparsi, cioè occuparsi prima, del benessere delle persone. E cosa c'è dentro? Termini che hanno poco a che fare con la medicina delle evidenze, dunque dare mezzi, mediare e promuovere idee, creare ambiente favorevole, sviluppare capacità personali, rinforzare l'azione comunitaria, costruire politiche per la salute, riorientare i servizi sanitari. Cioè queste sono tutte cose che non hanno a che fare mica con i dati di laboratorio. Quindi c'è stato un viraggio, non ieri, 20 anni fa. Da allora l'Organizzazione Mondiale della Sanità, WHO o OMS, semplicemente la traduzione, no? World Health Organization o Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno ha fatto dei piani di sviluppo dell'integrazione relativi a quella che l'OMS ha chiamato la traditional medicine, cioè le medicine tradizionali le ha chiamate, quindi l'agopuntura, tutte le medicine fitoterapiche, la medicina ayurvedica, tutte le pratiche, diciamo così, che trovano una base in qualcosa che è la pratica medica tradizionale di culture anche antiche, quindi comprensivo anche dello sciamanesimo, di tutte quelle che sono considerate delle pratiche non convenzionali, che però interessano una fascia larghissima della popolazione mondiale, perché soltanto in Cina immaginate quante persone ci sono e quante persone ci sono non soltanto nelle città ma fuori e quante si curano abitualmente con preparati di erbe, con agopuntura e così via. Tant'è che, adesso non l'ho messa, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha emesso anche la famosa carta di Pechino, che era specifica su tante cose relative alla Cina, ma c'era una parte specifica sulla medicina tradizionale cinese. Queste sono delle diapositive che, di un seminario che venne fatto nel 2004, quindi diversi anni fa, ma non ve l'ho portato per il contenuto in sé, vi volevo soltanto far vedere che questo era un seminario dell'OMS in cui c'era un briefing sostanzialmente sulle medicine tradizionali e come vedete si parlava di medicine che si occupano di tutto quello che è conoscenze e credenze riguardante piante, animali, minerali, medicine basate su questo, terapie spirituali, tecniche manuali, esercizi per il benessere. Cioè, molto ampio. Le categorie che venivano, come vedete sempre in quel seminario OMS, che venivano contemplate erano la medicina tradizionale cinese, la ayurvedica, la medicina unani araba, che per esempio si conosce pochissimo, l'omeopatia, la chiropratica. Cioè, e siamo nel 2004, cioè 10 anni fa. Cos'è che veniva contemplato sia i medicamenti e tra i medicamenti derivati animali e derivati minerali? Quindi tutte quelle che sono le integrazioni, le implementazioni di oligoelementi venivano contemplati. Più tutte quelle che erano le terapie non mediche. Agopuntura, chiropratica, osteopatia, il qigong, lo yoga, abbiamo qua un insegnante di yoga che quando era venerdì scorso era qua insieme a me a tenere una serata, tutte le terapie spirituali, non soltanto mentali, attenzione, spirituali, cioè c'è un allargamento incredibile. La politica era, 2004, ricordo, integrare nei sistemi di cura nazionali queste due cose qua, medicine convenzionali e medicine non convenzionali. Queste sono tutte le risoluzioni, a partire dal 2000, quelle che erano state fatte diciamo fino al 2004, quindi c'è un larghissimo lavoro su questo,
Cioè, queste sono tutte quelle che sono tutte le linee guida che sono l'OMS ha emesso sulle piante medicinali, tutte quelle che sono i controlli di qualità e così via. Quindi l'idea è anche di andare a titolare, perché poi il fitoterapico dice vabbè, vado in farmacia o in erboristeria, prendo un fitoterapico, tanto è naturale, non fa male. Attenzione anche qui. Ma poi oltretutto la titolazione di una pianta è molto più difficile che la preparazione di un farmaco di sintesi, perché un farmaco di sintesi è una monomolecola con degli eccipienti. Ma in una pianta ci sono più di 500 principi attivi. In ogni pianta poi bisogna selezionarli, l'unica titolazione sicura è l'estratto secco, che però praticamente è uguale a un farmaco. Cioè, non dimentichiamoci che la Digitalis purpurea, la pianta della Digitalis purpurea che il buon Pascoli metteva nelle sue poesie, è ancora oggi uno dei farmaci cardiotonici di più largo utilizzo da parte dei cardiologi, la digitale. Quindi attenzione, la conclusione è: la medicina tradizionale potrà contribuire alla salute umana nel XXI secolo. Cioè, queste sono affermazioni che hanno un peso. Allora, in Italia attualmente, stime Istat, ci sono 200 centri pubblici nei quali in qualche modo si cerca di fare integrazione. La regione che è più attiva in questo è la Toscana. La Toscana ha, per esempio, accettato all'interno di quelli che sono i farmaci erogati dal Sistema Sanitario Nazionale anche dei derivati della cannabis. Io ho scritto un articolo che è online su effetti negativi dell'utilizzo della cannabis, che ce ne sono tantissimi, ma un effetto positivo, che è quello analgesico, se assunto in un certo modo e con determinate concentrazioni e con determinati farmaci, perché ci sono dei farmaci che derivano dalla cannabis specifici, per esempio la Toscana è una delle poche regioni che eroga come sistema sanitario nazionale questo tipo di presidi terapeutici. A Pitigliano c'è un ospedale che eroga prestazioni di omeopatia, di agopuntura quotidianamente. Volevano chiuderlo, la storia è bellissima, andate a leggervela. Volevano chiuderlo, si sono messi assieme pazienti e medici, hanno presentato un progetto per renderlo un ospedale di medicina integrata, molto piccolo, a pochi posti letto, e sono riusciti ad avere dei fondi per riaprirlo. Questo è il professor Corbellini, che tra l'altro qui è alla libreria, è ben noto perché ha scritto anche dei libri, poi viene. Con lui stiamo facendo il corso a Pavia di coordinatori di medicina integrata. Pavia è sempre stata una nicchia, no? Un'isola felice da questo punto di vista. L'idea qual è? Di formare delle figure che possano poi andare in un ASL, in un ospedale, in un poliambulatorio e occuparsi di progetti di integrazione, interventi integrati. Giusto perché fare, ma ce ne sono tantissimi, però tre che questa sera cito, perché oltretutto sono anche delle fonti di alcuni contenuti della serata proprio di questa sera. Quello in alto è Franco Berrino, non so se lo conoscete. Franco Berrino da tantissimo tempo si occupa di alimentazione, ha fatto degli studi meravigliosi su come l'alimentazione incide sulla propagazione, espansione e anche sull'origine del tumore alla mammella. Ha lavorato con Veronesi, che ormai da qualche anno, cioè da quando è, come dire, forse più libero di esprimersi, fa uscire libri sul digiuno, fa uscire libri sulla dieta vegetariana e così via. Enzo Soresi, non so se lo conoscete, però questo libro ve lo consiglio, troverete anche molte delle cose che sentirete in queste serate, un libro molto bello. Lui è un oncologo, pneumologo-oncologo, che scrive Guarire con la nuova medicina integrata, ha lavorato a Niguarda fino a pochi anni fa, poi adesso è in pensione. Altro libro, è piccolo ma è veramente ben fatto, a lui, anche lui è un medico, quindi sono tre medici, ho scelto apposta, che scrive un libro, lui è sicuramente, lo vedete anche dal viso, uno più provocatorio nella personalità, ed è un libro un po' provocatorio ma assolutamente da leggere, oltretutto edito da Anima Edizioni. Questo qua è Ivo Bianchi, l'ho messo perché Ivo Bianchi è un medico omeopata e per tutti noi, diciamo, che ci siamo avvicinati all'omeopatia per studiarla, per capirla da medici convenzionali, ha scritto un sacco di testi tutti giganti, sono altissimi e secondo me esprime, diciamo così, il complesso di inferiorità di queste medicine che paradossalmente negli anni saranno più validate scientificamente delle altre, perché con il senso di inferiorità che si portano dietro
ci sono studi su studi adesso di tutti i tipi, solo che non vengono divulgati o non così tanto. E lui ha scritto veramente, sono delle Treccani dell'omeopatia. Allora, cos'è il progetto Ippocrate? È una cosa che io avevo in testa da un sacco di tempo e che poi ha preso una forma con Gruppo Anima. Allora, su Non Solo Anima, credo che sia già online, ma se non lo è sarà tra pochissimo, ci sarà un mio blog. Ma allegato a questo blog, associato a questo blog, ci sarà il progetto Ippocrate. Qual è l'idea? Di creare una directory, quindi un gruppo di medici integrati. Ovviamente di comprovata serietà, preparazione, titoli, rigore scientifico e per quanto mi consta anche rigore deontologico ed etico, che è un altro pezzo fondamentale della faccenda. E questa directory sarà online con i riferimenti, con le specialità di ognuno, in modo tale che le persone possano andare e semplicemente andare a vedere, allora ci sarà l'oncologo, ci sarà il dermatologo, ci sarà la psichiatra, ci saranno anche poi tutti quelli che si occupano di terapie appunto di integrazione vera e propria, quindi faremo una directory degli insegnanti di yoga che vogliono entrare in questo tipo di discorso del chiropratico, cioè, e l'idea è di raccogliere un insieme di persone che siano ovviamente aderenti a degli standard che sono quelli del rigore, della preparazione e della serietà e fare in modo che ci possa essere una guida, perché tantissimi, a me ormai succede che a parte le persone che mi arrivano perché hanno una problematica che vogliono affrontare con me, a me arrivano persone che mi chiamano per chiedermi gli indirizzi, per favore lei conosce un oncologo integrato, lei mi sa dire io ho una psoriasi, vorrei un dermatologo, cioè io ormai faccio da, come dire, centralino di smistamento, o anche magari i miei pazienti che mi dicono ma avrei quella persona, l'amica che posso, lei conosce, e quindi l'idea è stata poi direi anche dettata da quello che succede sul campo, è che le persone sentono queste cose, leggono i libri, leggono gli articoli, poi al momento buono non sanno dove andare, non sanno a chi chiedere, perché poi il mare magnum delle medicine alternative è infinito. Ci sono terapeuti di tutti i tipi e tu non sai, boh, andrà bene, non andrà bene, sarà vero, non sarà vero. Siccome le scelte le persone le fanno in base a quello che sanno, se le cose non le sai, la scelta non puoi farla. L'idea è anche quella di portare avanti un discorso di integrazione tra colleghi e anche di ricerca, se possibile. Quindi non soltanto che la persona vada tipo elenco a prendersi il nome, ma che poi ci sia una rete. Perché effettivamente la medicina integrata funziona, come vi ricordate, no, la diapositiva con i bambini in cerchio, effettivamente l'idea del cerchio, l'idea di un continuum tra le varie discipline è proprio il nucleo della medicina integrata. E quindi la medicina integrata non rifiuta assolutamente, non si sogna di rifiutare quelli che sono i presidi convenzionali, anche perché bisogna fare un distinguo fondamentale tra eventi acuti ed eventi cronici, tra patologie che hanno una chiara eziopatogenesi, cioè hanno una chiara causa, spesso la eziopatogenesi è chiara quando la causa è esterna, cioè c'è un agente patogeno ben identificato, e patologie che non hanno una chiara eziopatogenesi, nelle quali presumibilmente l'agente eziopatogenetico non è esterno, ma è interno, tumori, patologie degenerative, Alzheimer, Parkinson, sclerosi multiple, la prossima volta andremo a parlare più specificatamente delle patologie. Allora, la medicina convenzionale è insuperata sugli eventi acuti, ma voi provate a curare una peritonite con dei presidi alternativi? Ma lo mandate al creatore questo povero individuo? Cioè, andate e se c'è già una sepsi intraaddominale, ma insomma, cosa volete fare? Intervenite e cercate di rimuovere, no? Dicevano gli antichi ubi pus ivi evacua, cioè togli quello che sta facendo suppurare. Quindi non ha senso accanirsi rispetto a una situazione nella quale il presidio convenzionale è decisamente vincente. La medicina integrata non rifiuta questi aspetti, però quello che dice la medicina integrata è ci sono degli aspetti sui quali la medicina convenzionale non funziona. I tumori, le malattie degenerative del sistema nervoso centrale, l'invecchiamento in generale, no? Quindi l'idea è, laddove
non c'è un evento acuto, ma c'è un evento cronico. Laddove il patogeno non è esterno, ma è interno, non si può avere un'ottica di medicina come utilizzo di un'arma su un bersaglio, perché il bersaglio o non si sa qual è o è dentro. Bisogna avere un'ottica, che è quella tipica delle medicine cosiddette non convenzionali, di terreno. Cioè, come mai questo terreno si è squilibrato? Cos'è successo in questo terreno per cui a un certo punto ha cambiato la sua morfologia e il suo sistema? E lì le medicine non convenzionali sono molto più forti. Perché quando si parla di terreno bisogna considerare la persona nel suo tutt'uno. Non si può più avere un'ottica riduzionista. Finché c'è l'agente patogeno, finché c'è un target e finché l'evento è acuto, tu puoi soltanto, la cosa migliore che puoi fare è andare su quel bersaglio e essere riduzionista, chirurgico. Quando non ci sono queste condizioni, devi considerare la persona nel suo tutt'uno, perché tu non puoi sapere come mai quel terreno si è squilibrato se guardi un solo organo. Perché magari tu hai un dolore da qualche parte e scopri che il problema è un granuloma, un dente. Allora se tu ti accanisci a fare radiografia alla spalla, non capisci che cosa c'è, perché magari non c'è niente. A quel punto è l'integrazione che deve entrare in gioco, perché nel triangolo della salute, questo è sempre OMS, la salute ha tre dimensioni, che sono quelle della struttura, quelle della funzione, cioè la biochimica, quindi tu puoi avere un osso rotto, la struttura, tu puoi avere uno stomaco che non ha un'ulcera, ma che secerne troppo acido cloridrico, per cui tu hai dei dolori e hai delle problematiche di tipo digestivo. Vai a fare una gastroscopia, non c'è niente. Certo, magari se aspetti 2 anni si forma l'ulcera, ma in quel momento tu non hai una lesione strutturale, ma hai una lesione funzionale. E poi hai il problema della terza dimensione, che è quella del benessere mentale, emotivo, interiore, per cui non soltanto non hai nessuna lesione allo stomaco, ma proprio non c'è neanche la secrezione acida, però hai dolore, per esempio. Quindi la salute è frutto di queste tre dimensioni. Se noi ne perdiamo una di queste, quindi ribadisco, anche quella strutturale non è che si può dimenticare, noi perdiamo un pezzo. Perché medicina integrativa? I nomi sono tantissimi. Adesso un altro nome che va tantissimo è lifestyle medicine, medicina dello stile di vita. Medicina olistica e integrata sono la stessa cosa? Olistica. Tutte sono la stessa cosa, se vogliamo, solo che olistica si è legato a un filone molto new age, e quindi quando si parla di olistico, appunto, si pensa alla spa, si pensa alla situazione, no, che negli anni 90-2000 era appannaggio di un filone new age che ha raccolto tante persone valide e tante altre invece che si sono anche un po' improvvisate. E quindi l'idea è stata quella di togliere, no, le parole creano, e quindi di togliere quello che era un termine che poteva essere anche abusato, confuso. Quindi si usa medicina integrata e adesso negli Stati Uniti lifestyle medicine, cioè medicina dello stile di vita. Il punto cruciale è che devono cambiare ovviamente le visioni, le visuali dei medici, direi anche dei pazienti. Soprattutto perché appunto la questione della medicina integrata è che si vorrebbe occupare anche della continuità delle cure, delle malattie croniche, della qualità della vita, non soltanto di singoli eventi patogeni acuti. E quindi ci vuole un medico che riesca ad andare oltre, che riesca a vedere, come dire, gli interventi come degli strumenti che sono al servizio del suo paziente o della storia del medico e del medico con il suo paziente, del paziente con il suo medico, e non come delle ideologie a cui fare riferimento, no? Le medicine dovrebbero essere strumenti per le persone, non le persone strumenti per le medicine. Quindi l'idea della medicina integrata è che è tanto innovativa, nel senso che appunto è nuova rispetto a dei paradigmi vecchi, nel senso che li ricomprende, quanto qualitativamente alta, e dovrebbe poter garantire la tutela del paziente, cioè di quelli che sono i diritti di una persona, non soltanto a non avere malattia, ma a essere felice, a stare bene. Quindi, per quanto mi riguarda, la scelta di essere medici integrati è anche una scelta etica. Si dice che la medicina è la scienza delle evidenze, e in effetti
la tecnologia, tutte le biotecnologie ci hanno permesso di fare dei grandissimi passi. Io amo tantissimo le neuroscienze sono figlie della biotecnologia. La possibilità di vedere in vivo, in fieri, quello che succede in un cervello, nelle varie situazioni in cui una persona si trova e capire come funziona la mente, se non avessimo avuto la risonanza magnetica funzionale, le PET, le SPECT, il brain mapping, non ci sarebbero, no? Quindi, se il medico veramente è uno che si basa sulle evidenze, allora, per forza di cose, dovrebbe iniziare a interrogarsi sui casi di guarigioni straordinarie, eventi inspiegabili. E se voi prendete un medico, qualsiasi, che abbia un po' di esperienza, un po' di anni, diciamo, di esperienza sulle spalle, e gli chiedete, così, a tu per tu, tutti i medici hanno incontrato almeno una volta una situazione nella quale inspiegabilmente il loro paziente o la loro paziente o è guarita o è migliorata oltre le aspettative o ha avuto una reazione completamente inattesa a un determinato farmaco oppure senza farmaco ha avuto una reazione positiva e così via. Non c'è un medico, soprattutto quelli che stanno in ospedale, quelli che stanno nei reparti di rianimazione, che vedono anche situazioni particolari. Adesso sabato c'è il convegno Voci dai Mondi, dove mi hanno chiesto di parlare delle esperienze di premorte. Ci sono tantissimi anestesisti che ti dicono sì, in effetti, poi quando si svegliano ti raccontano, però poi si fermano lì, no? Come se queste cose fossero delle cose che chissà. Io ricordo, ero studentessa, feci il corso di neurologia. Tra i vari professori c'era questo professor De Benedittis, che è un neurochirurgo, però è anche uno psichiatra e al di fuori del lavoro in policlinico fa anche lo psicanalista e soprattutto l'ipnotista. Fu lui a farmi conoscere un libro che, non so, potete forse chiedere su se c'è ancora, Guarigioni straordinarie, scritto da Karl Hirschberg e Mark Jan Barasch. Non sono due medici, sono due giornalisti scientifici, lui e lei e forse anche una chimica, che però andarono a intervistare medici con cartelle cliniche alla mano. Non era una storia, poi come se ne possono leggere tante le biografie, allora la testimonianza di quella persona che racconta la sua storia è guarita. Cioè c'erano riferimenti, bibliografie, cartelle cliniche. E questi due cosa concludevano? Concludevano che non c'era un solo fattore. Certi che erano guariti avevano cambiato alimentazione, lei che mi chiedeva, certi altri no. Certi erano guariti perché avevano cambiato vita, perché avevano cambiato lavoro, perché avevano mollato la moglie, perché avevano modificato il loro modo di lavorare, perché avevano iniziato a pregare, perché avevano messo a posto un conto in sospeso con la famiglia d'origine, da tanto. Cioè c'era di tutto. E quindi loro in questo libro concludevano dicendo: purtroppo il problema è che i medici si occupano solo dei malati e non di quelli che guariscono e quindi non studiano questa cosa. C'è una parte del libro bellissima sull'HIV, ci sono dei pazienti cosiddetti long survivors che sopravvivono molto più a lungo e che sono stati studiati ad Atlanta, no? E questi pazienti sono assolutamente, hanno un assetto immunitario diverso. Rientrano, hanno le stesse caratteristiche, lo stesso tipo di durata di sieropositività di altri che invece si ammalano e sviluppano la vera e propria sindrome da immunodeficienza acquisita, per esempio. E metà di quel libro era dedicata a questo aspetto, e cioè come mai certe persone guariscono o come mai certe persone hanno una remissione spontanea e altre no. Medicina integrata cerca le evidenze, non è che si basa su fantasie, però cerca le evidenze di quegli eventi che non rientrano in quello che è lo standard, in quello che è la situazione attesa, o quantomeno a partire da lì si interroga. E dal mio punto di vista, se c'è anche una sola persona che rispetto alle altre guarisce, per me è quella che mi interessa di più, perché probabilmente c'è un segreto lì dentro che andrebbe bene anche per tutti gli altri. L'altro aspetto della medicina integrata è quello che è una medicina personalizzata, individualizzata. Cioè tu vieni con la tua malattia, con la tua diagnosi, ma poi al di sotto di questa etichetta c'è una persona e quello che un medico deve fare per guarire è raggiungere la persona, o meglio, guarire, fare in modo che la persona guarisca, che è un'altra cosa, perché il medico non guarisce nessuno, semplicemente fa sì che
la natura della quella stessa persona attivi dei meccanismi di autoguarigione in realtà. Voi pensate alla cicatrizzazione di una ferita? Noi non siamo in grado a tutt'oggi di riprodurre esattamente i meccanismi che portano alla cicatrizzazione di una ferita. E se noi non avessimo questa cosiddetta vis medicatrix naturae, la forza medicamentosa della natura dentro di noi, basterebbe prendere ogni volta un piccolo colpo e non avremmo più, dopo qualche anno di vita, probabilmente non avremmo più epidermide. E invece questa cosa succede quotidianamente, questo è per fare un esempio, ma ce ne sono tanti altri. E dal punto di vista scientifico, quali sono le evidenze? Allora, ci sono le evidenze sperimentali, no? Allora, ci sono 10 pazienti che, come quelle del famoso dottor Benson, è un cardiologo di Harvard, era il 1975, lui pubblicava su Science un lavoro meraviglioso sulla remissione o la riduzione dei sintomi in pazienti post-infartuati che erano stati seguiti a distanza da gruppi di preghiera. Cardiologo di Harvard. Harvard c'è un centro di lifestyle medicine con medici che lavorano sulla nutrizione, quindi esistono queste cose, solo che non sono state divulgate in maniera, come dire, ampia o comunque nelle credenze delle persone non sono ancora entrate a trasformarle. Ma la scienza cosa dice sulla medicina integrata? Dice che la medicina integrata è in realtà la medicina che non può che discendere. Non si può non fare medicina integrata se si guarda alle neuroscienze, che sono un po' il mio pallino, c'è chi mi conosce lo sa, e all'epigenetica. Ma sapete chi sono questi due? Louis Pasteur e Claude Barnard. L'antagonista, se così si può dire, di Pasteur. Pasteur diceva, no, è l'agente patogeno, cioè è il bacillo, no? Che attacca un organismo che gli fa venire la tubercolosi. E lui diceva, ma scusami, allora dovrebbe venire a tutti, no? Se qualcuno viene, a qualcuno no, dipenderà dal terreno. E questi due litigavano, no? E lui diceva, le terrain c'est tout, il terreno è tutto. Chi è che aveva ragione? Ma tutti e due. Perché in realtà, se tu hai un patogeno sufficiente, se adesso qui arriva Ebola, il virus Ebola, so adesso chi ha il terreno che resiste. Voglio dire, tanto per fare un esempio, se il patogeno è sufficientemente forte, però qui nessuno di noi si è beccato l'influenza o se l'è beccata è guarito e adesso non ce l'ha, eppure l'influenza è in giro, quindi dipende. E l'influenza sono degli studi bellissimi sugli studenti universitari a incidenza del raffreddore, studi di una certa dottoressa Roberta Lee che ha scritto La sindrome da superstress, altro libro carino. Lei è un medico convenzionale che lavora ad Atlanta, che però è di origini cinesi e per cui anche lì ha messo assieme. Ha fatto uno studio, gli studenti contraggono il raffreddore con un tasso significativamente più alto della popolazione media dopo che hanno dato l'esame. Si sono stressati, danno l'esame, si rilassano, il terreno si rilassa e beccano il raffreddore. E poi l'altro aspetto, la medicina è integrata perché noi siamo integrati. Noi non siamo un assemblamento di pezzi. Ma noi siamo un sistema, un network. E adesso vi racconto un po' di integrazione. Questo è l'elenco, ma lo vediamo man mano. Allora, il primo punto sono linfociti recettori neuropeptidi. Questo, se non l'avete letto, è obbligatorio per scendere la prossima volta in questo corso, leggere. Lei è stata quella che ha dato un grandissimo impulso allo sviluppo dell'apnei, famosa psico, neuro, endocrino, immunologia, che secondo me ha patito tantissimo nella diffusione per il nome. Eppure è una delle basi fondamentali della medicina integrata. Che cos'è? È lo studio dei rapporti tra il sistema nervoso, il sistema endocrino e il sistema immunitario. Lei ha scoperto che il recettore per gli oppioidi, la morfina, aveva un correlato endogeno, oddio, cioè esisteva un oppioide endogeno, un neuropeptide endogeno che andava esattamente a piazzarsi lì, cioè che noi nel nostro sistema producevamo delle sostanze che avevano lo stesso effetto della morfina e che questo era un piccolo peptide e che questo peptide trovava sì il recettore nel sistema nervoso centrale ma anche sui linfociti.
cioè era prodotto dal sistema nervoso centrale, ma dialogava col sistema immunitario. Lei è stata candidata al premio Nobel per questa cosa, poi non l'ha preso per delle questioni politiche. Nel libro lei lo spiega, lo racconta tutta la sua storia, e il libro ha anche una biografia, è molto bello da leggere. Io l'ho conosciuta, tra l'altro, lei è una persona, ripeto, tutti quelli che iniziano a fare integrazione si integrano loro stessi. Perché non puoi fare, le cose che tu fai riflettono quello che sei o quello che diventi. Quindi non puoi fare una cosa integrata se tu non sei integrato. Per cui tutti quelli che fanno le cose integrate si integrano e quindi sono persone estremamente piacevoli, no? Perché si sono in qualche modo, almeno in parte, risolte o comunque hanno messo assieme dei pezzi. Sono le endorfine. E lei dice, lei era una studentessa, era una studentessa e il suo capo le disse, ascolta, noi dobbiamo presentare un lavoro, prendi un lavoro già fatto e modificalo, non possiamo perdere tempo, non abbiamo i reagenti. Lei nel libro lo racconta, si fece arrivare i reagenti, si ostinò, lavorava di notte e alla fine il punto qual è? La cosa che è ancora più interessante, se volete. I neuropeptidi, cioè sono, che cosa sono i neuropeptidi? Peptide è una molecola più piccola di una proteina, cioè è una sequenza di pochi amminoacidi, 15, 16, 18, 19, piccola, prodotta dal sistema nervoso, neuropeptide. Se è piccola, qual è il suo grande vantaggio? Esatto, sono ubiquitari. Trovano recettori in tantissime aree del nostro corpo e per cui sono come degli SMS che vengono inviati. E la cosa interessante è che ce ne sono tantissimi e la Candaspert già all'epoca intuì che questi neuropeptidi erano dei messaggi che il sistema nervoso centrale mandava al corpo e siccome ce n'erano tantissimi che venivano secreti in determinate situazioni l'uno diverso dall'altro, ce n'erano più di 40. Questi neuropeptidi erano una specie di linguaggio in codice che traduceva i vissuti del sistema nervoso, cioè le emozioni fondamentalmente, in messaggi corporei. Ed è per quello che lei chiama il libro molecole di emozioni. Lei a un certo punto dice il cervello è come una sacca di ormoni, non è soltanto fatto di neuroni, il cervello secerne e secerne roba che va in giro nel corpo e dà dei messaggi. E questo aprì completamente un altro orizzonte, cioè questo voleva dire che sostanzialmente quello che noi viviamo come vissuto psichico aveva effettivamente una traduzione fisica che non era soltanto immaginata o, come dire, filosofeggiata nelle tradizioni orientali, no, no, aveva un correlato neurofisiologico ben preciso. Biochimicamente individuabile, con dei recettori. Quindi c'era un trade union, c'era un ponte tra la psiche e il soma ben preciso. La questione era che questi neuropeptidi, guarda caso, avevano una sede importantissima di produzione proprio nel sistema limbico, che ai tempi arrivava alla ribalta come cervello emotivo, cioè quella parte che è sede dei vissuti emozionali, delle risposte agli stimoli emotivi, delle risposte impulsive. Quindi il quadro, insomma, diventava sempre più interessante. Questo parte del cervello, che noi capiamo che è legata alle emozioni di rabbia, di paura, ma anche di amore, di attaccamento e così via. Se cerne questi neuropeptidi, questi vanno in giro, trovano recettori dappertutto, pure sul sistema immunitario, beh, guarda, stai a vedere che forse le emozioni di una persona in effetti hanno un certo tipo di effetto anche sul suo corpo. E quindi se nella medicina classica l'organismo è composto da pezzi, e il cervello serve per pensare, nella medicina integrata l'organismo è un tutt'uno e il cervello lo governa in un certo senso. Adesso poi vediamo dov'è il cervello perché non è solo nella scatola cranica. Oltretutto, l'altra cosa che poi è venuta dopo, cioè la Candace si è fermata lì in quel libro, ma poi dopo cosa si è visto? Che i neuropeptidi venivano pure prodotti non soltanto dal sistema nervoso, ma a loro volta anche dalle altre cellule. E quindi sostanzialmente era uno scambio bidirezionale. Perché non c'era soltanto un cervello, c'era più di uno. Hanno fatto degli studi molto belli per correlare famiglie di neuropeptidi con comportamenti, emozioni. E per cui ci sono dei neuropeptidi che sono specificatamente correlati, per esempio, al sistema dell'azione. Quindi attivano la reazione da stress. Per esempio, la CDH, tanto per dirne uno, che è
l'ormone di rilascio del cortisolo ed è quello che dice sul rene: attivati, rilascia il cortisolo. Il cortisolo è quello che vi si alza il picco la mattina per rendervi in grado di alzarvi, andare a lavorare e fare delle cose. Tanto per fare un esempio. Sistema del piacere e dolore, invece, sono tutti neuropeptidi, endorfine, neuropeptidi oppioidi, le enchefaline, eccetera. Sistema della riproduzione, LH-FSH, ossitocina. Ma poi c'è un sistema molto più raffinato e sono peptidi ancora più piccoli e sono quelli del supporto metabolico, cioè tutti quelli che sono prodotti appunto dall'intestino, che sono tantissimi, che entrano tantissimo nella genesi dei tumori. Tanto per darvi un'idea, questo qua è un linfocita. Allora, sto linfocita produce tutti quelli che voi vedete sotto sono i peptidi prodotti dal linfocita e tutto quello che vedete sopra sono tutti i recettori che ha. Ha recettori per tutti i peptidi prodotti dalle ghiandole endocrine, ha recettori per i neurotrasmettitori cerebrali, ha recettori per gli ormoni che produce l'ipotalamo. Cioè il linfocita, cellula del sistema immunitario, produce cose che vanno al sistema nervoso centrale e riceve messaggi. Le citochine, che sono dei peptidi che sono prodotti da cellule del sistema immunitario e anche dalle cellule in generale quando sono infiammate, regolano la risposta del cortisolo, dei glucocorticoidi, il cortisolo, gli ormoni dello stress. E gli ormoni dello stress a loro volta hanno un feedback sulle citochine. Cioè siamo un sistema che sta costantemente dialogando. Il cervello è solo nella scatola cranica? No. Ci sono almeno altri 3 cervelli. Uno, l'avevo detto prima, intestino. Uno è nel cuore. E il terzo, vediamo chi indovina. No, è molto peggio. È una cosa ancora più, che vi farà sentire ancora peggio. Tessuto adiposo, ragazzi, tessuto adiposo. La ciccia. La ciccia. Sì, le adiponectine sono delle terribili sostanze che adesso sono alla ribalta perché sono addirittura coinvolte nella depressione. Il cuore ha un sacco di neuroni e produce soprattutto dei neuropeptidi che hanno un'azione oltre che sistemica anche cerebrale e riceve delle afferenze, riceve delle informazioni dal sistema nervoso centrale. Un tempo si pensava che il cuore fosse la sede delle emozioni, poi quando il cervello ha iniziato ad arrivare alla ribalta come, diciamo, sede dei pensieri, si è detto no, il cuore è solo un muscolo che serve per pompare il sangue. Invece adesso noi sappiamo che in effetti è vero, il cuore è la sede anche delle emozioni, di alcuni sentimenti. Addirittura in stati di illuminazione il cuore modifica la produzione di alcuni suoi ormoni. C'è un cambiamento dall'ormone natriuretico atriale alla vasopressina. E questo ha delle alterazioni determina delle alterazioni sulla pressione. Tant'è che infatti chi è illuminato ha una pressione più bassa e così via. Illuminato nel senso, io dico, in meditazione, in stato trascendentale, insomma. Anche perché Osho disse che, gli hanno chiesto, ma quando ti sei illuminato cosa hai fatto? Ho riso 3 giorni. Perché? Perché ho capito che ero già illuminato prima. Quindi. L'altro cervello, lo diceva la signora, è nell'intestino ed è un mega cervello. Cioè ci sono 100 milioni di neuroni nell'intestino, ragazzi. E alcuni di questi non ricevono neanche afferenze dal sistema nervoso centrale. Il che vuol dire che fanno quello che vogliono. E infatti voi lo sapete che a volte la vostra pancia si mette in tensione. Chi soffre di colon irritabile lo sa che per quanto magari stia attento poi... Cioè proprio ci sono 2 plessi mioenterici, uno è mioenterico e l'altro invece è il sottomucoso e in realtà questi due, alcuni neuroni di questi non ricevono afferenze, per cui fondamentalmente una parte del sistema nervoso enterico è praticamente svincolato dal sistema nervoso centrale. Ecco, oltretutto, su 100 milioni di neuroni, in realtà le fibre del nervo vago, perché l'unica, diciamo, afferenza del sistema nervoso centrale che interessa all'intestino è quella dal nervo vago, sono soltanto 2000 le fibre contro 100 milioni di neuroni. Cosa vuol dire? Che appunto alcuni di questi neuroni sfuggono a questo controllo centrale e in qualche modo agiscono autonomamente.
Tant'è che nella medicina cinese, ma anche nella Ayurveda, si ritiene che il centro in realtà della vita, dell'equilibrio vitale della persona sia nell'intestino. Addirittura ci sono alcuni testi di medicina cinese che parlano dell'intestino come la sede, l'origine della persona stessa. E d'altra parte, se voi pensate che l'intestino è l'organo che filtra e che assorbe o digerisce quello che entra dall'esterno, e quindi quando per esempio abbiamo un neonato che viene allattato, è di fatto l'organo che in quel momento è in prima linea rispetto a quello che sta entrando di questo mondo, in questa vita piccola che è appena nata, è chiaro che l'intestino è depositario di una serie di sensazioni, di percezioni e di vissuti che sono addirittura preverbali, perché oltretutto il nostro cervello non si sviluppa, noi non nasciamo col cervello già sviluppato, si sviluppa entro i primi 2 anni di vita tutta quella che è la struttura. Noi nasciamo con un cervello in grado di presiedere alle funzioni vitali e al nostro sviluppo. Sintetizza un sacco anche di neuropeptidi in intestino, quindi quelle stesse molecole che abbiamo visto essere legate alle emozioni vengono anche sintetizzate dall'intestino e quindi arriveranno al sistema nervoso centrale. Tant'è che oggi sappiamo, c'è un mio articolo credo su Non Solo Anima su questo, forse uno dei primi, sappiamo che i disturbi dell'umore possono dare alterazioni, somatizzazioni a livello gastroenterico, ma è anche vero il contrario, cioè che anche da uno squilibrio, per esempio della flora intestinale, del probiota cosiddetto intestinale, possono derivare attacchi di panico, alterazioni dell'umore.